Nello splendido scenario della villa sulle alture di Isola al Felettino, che fu di Virginia Oldoini, meglio conosciuta come la Contessa di Castiglione, è stato presentato il libro di Stefano Zecchi dal titolo Il lusso, eterno desiderio di voluttà e bellezza. Zecchi ne studia interamente le caratteristiche, esamina come un qualsiasi oggetto, anche semplice, possa diventare di lusso e come chi crede di condurre una vita lussuosa in realtà sia l'opposto contrario, magari crede di esserlo perché possiede cose belle di pregio, insomma costose. E secondo Zecchi il lusso è la ricerca di una bellezza rara e preziosa, che volerlo significa la volontà di migliorare la propria esistenza. Professor Zecchi, un libro sul lusso. È un lusso aver scritto un libro sul lusso? Come sta andando la vendita e i commenti come sono? Oh, le vendite vanno bene perché l'argomento ha una sua originalità, non ci sono libri scritti su questo argomento in Italia, quindi io sono soddisfatto. Lei è docente di estetica, sì. L'argomento quindi si lega a una riflessione più generale sull'estetica, sull'arte, su che cosa? Sulla bellezza, ecco. Fondamentalmente sulla bellezza. E il nostro tempo così complicato ha ancora uno spazio da ritagliarsi per la bellezza? Sì, non solo lo ha, lo deve avere e lo deve perseguire. Lo ha perché noi viviamo in una cultura che è stata creata dalla bellezza. Lo deve avere perché non si può rinunciare alla bellezza, perché è sempre questa grande capacità di costruzione, di progetto. Lo deve perseguire perché tutto sommato diventa un impegno etico. Dove c'è bellezza, io sono convinto, c'è eticità. Il rispetto della bellezza è il rispetto dell'altro e quindi deve essere perseguita la bellezza, politicamente. Qui alla Spezia lei è stato invitato da un'associazione che è intitolata al nome della Contessa di Castiglione, un personaggio di grande bellezza al suo tempo, così ci è stato tramandato e certamente lo era. E che valutazione fa di questo? È un'occasione naturalmente, una circostanza particolare, ma le sembra significativa? È significativa perché gli organizzatori hanno voluto mettere insieme l'immagine della Contessa di Castiglione con questo libro sul lusso. Il luogo qui ha qualche cosa di particolare, cioè è elegante, non lussuoso. Era una casa di campagna, non era una casa nobiliare, però da quello che naturalmente si può dedurre, si può ricostruire, la vita della contessa anche qui dentro aveva una sua affascinante lussuosità.